L'Italia è di sicuro un paese in forte crescita. I numeri presentati dall'FTTH Council all'ultimo convegno che si è tenuto a marzo di quest'anno parlano chiaro. Il numero di abitazioni raggiunte in fibre è aumentato di circa il 43%, con un aumento rilevante del numero di contratti che sono stati attivati, che si attesta intorno al 73%. Questi numeri ci posizionano al primo posto in Europa nella classifica in termini percentuali delle country con il maggior tasso di crescita. Ma la penetrazione effettiva nel nostro paese è ancora bassa, siamo al di sotto del 10%, quindi di sicuro una delle priorità è continuare a investire nello sviluppo delle reti in fibra. E quella che sta emergendo chiaramente in questi giorni è l'opportunità di abbinare la progettazione e la realizzazione delle reti in fibra con la progettazione delle reti 5G, che è anche il tema dell'incontro di oggi. Hexagon, al fianco dei propri clienti, sta sviluppando questo tema ed è già in grado di fornire il supporto necessario per operare in modo efficiente sulla progettazione e sulla realizzazione di questa nuova tipologia di reti. La situazione che si presenta in Europa è effettivamente analoga a quella che vediamo nel nostro paese. In generale, al di là di alcune country virtuose come Spagna, Portogallo e Norvegia, in cui il livello di penetrazione della rete in fibra è molto alto, abbiamo uno scenario nel quale la realtà vede una penetrazione al di sotto del 40%. Quindi in generale in Europa c'è ancora molto da fare per sviluppare le reti in fibra. Quello che accomuna l'Italia a diversi altri paesi europei è anche il fatto che, soprattutto negli ultimi anni, al fianco degli operatori tradizionali, i cosiddetti incumbent, stanno nascendo nuovi operatori che hanno come scopo quello di progettare e realizzare le reti in fibra, unitamente alla progettazione e realizzazione delle reti 5G, contenendo al massimo i costi, riducendo al massimo i tempi di progettazione e di realizzazione della rete. Hexagon negli ultimi anni ha visto appunto crescere in modo notevole il proprio parco clienti in questo settore, dove l'offering di mercato è in grado di supportare i propri clienti nella progettazione e realizzazione con un'ottimizzazione elevata dei costi di questa tipologia di reti.